Inizia la nostra avventura, si comincia a fare sul serio. Lo libera, riesce a trovare ancora Guero, poi Kent mette il cross per Gnabry! Azione meravigliosa dei Rangers! Dovrebbe trovare Vidal, in qualche modo sì, e quindi Dybala, c'è dentro Pellegrini, pallone per lui, tocco sotto! E gol meraviglioso di Lorenzo Pellegrini! È partito il giocatore del Bayern Monaco, che entra in area, sempre Gnabry, all'indietro, Agüero calcia su Dybala, poi la palla gli torna! E sbaglia. E poi sbaglia tutto Tavernier! E Caicedo porta avanti la Lazio, non ho parole. A minuti segneranno, ve lo spoilero. Arriva la palla sul secondo palo, se vedo malissimo, e Matuidi fa il gol dell'anno. Bellissimo! Che bel gioco, ovviamente. Moscardelli cerca dentro il pallone, Kimpembe ha chiuso, la palla ovviamente gli resta sempre lì. Ci ha segnato Moscardelli. Alla Del Piero. Pellegrini rimanda dentro per Semedo, al centro Agüero, solo Agüero, adesso pure Insigne, Semedo ha preso il fondo, la mette per Agüero! Ancora il Kun! Ribalta la partita! Sempre il Kun! 2-1! Aiutiamolo, ma intanto corre il 17, corre dentro c'è Gnabry, in area, Gnabry! 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 Tre volte! 3-2! Dentro il pallone con Semedo che legge e chiude, poi deve allontanare, lo fa malissimo, no, per favore, calcio di rigore. Mi devo capire perché e quale marca di croccantini ha in testa Semedo, perché francamente al 91esimo di questo tipo di partita non puoi. Ultimo minuto, Pellegrini, Kun si è rialzato, servito Kent, servito Kun, che però non sta bene, lascia ancora Kent, poi riparte, non sta bene ma c'è, Agüero destro, Donnarumma, non è vero mai nella vita, finisce così, sono tredicesimi però, capite? Allora, che questa serie sia buggata, lo si capisce dal fatto che la Roma è prima in classifica, con una squadra sicuramente importante, ma che non è a livello di Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, che sono giù, perdono con chiunque, poi arrivano queste partite e non riusciamo a segnare né in un modo né nell'altro. E finisce così, record per i Rangers, 6-0 contro l'Atletico Madrid, una vittoria senza senso, che non sarebbe dovuta esistere, però il discorso su FIFA l'ho già fatto prima della partita, quindi ho messo già le mani avanti. Mi auguro una cosa, perché abbiamo chiuso comunque con il sorriso l'episodio, mi auguro che su FIFA 21 leghe del genere non siano così buggate, continuo a usare questo termine che forse rappresenta al meglio l'idea di molti, perché mi piacerebbe riportarla poi su FIFA 21 una cosa del genere. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, benvenuti nell'ultimo episodio ufficiale di questa serie, la fine di questo lungo viaggio tortuoso. Avete visto che riassunto non dello scorso episodio in questo caso, come eravate abituati a vedere precedentemente, ma bensì di tutta la serie, no? Di un percorso, dicevo, complicato. Tosto, alti e bassi, più bassi che alti, anche perché la classifica alla fine ci mette al nono posto e non è detto che arriveremo lì, possiamo fare lievemente meglio così come lievemente peggio, ma la nostra è stata una stagione comunque sia più o meno buffa, ecco, forse buffa è il termine che più racchiude questa nostra avventura, questo nostro cammino. Ringrazio già per il supporto tutti quanti, ringrazio i ragazzi che su Telegram, e l'ho detto già, ho già messo le mani avanti nello scorso episodio riguardo Telegram, sono un po' sparito da lì perché riesco a tenere attivo soltanto Instagram e vi invito a seguirmi su Instagram, però ringrazio perché ogni tanto leggo le chat, tengono sempre il gruppo attivo, sia il gruppo della Superlega, quindi tra i partecipanti alla serie, sia ovviamente il gruppo quello principale. Detto questo però, come vedete, ho la maglietta della Roma e qui c'è una spiegazione naturalmente perché Federico ha la maglietta della Roma. Semplicemente perché se andiamo ad analizzare la classifica, i giallorossi hanno stravinto questa Superlega. Io anche qui ho messo le mani avanti nello scorso episodio dicendovi che non è normale che una squadra come la Roma, per quanto abbia fatto bene Andrea Di Costanzo, al quale faccio i complimenti, stravinca contro rivali comunque sia sulla carta almeno
più strutturate, potenze clamorose come il Liverpool, come per quanto mi riguarda lo United, il Bayern Monaco, il Dortmund, il Lione che ha Ronaldo ed è penultimo in classifica, il Celtic che è comunque una squadra ostica. Detto questo, complimenti ad Andrea, perché ho la maglietta della Roma, vi dicevo, perché, come ho detto all'inizio di questa serie, il vincitore della Superlega avrebbe avuto in regalo la maglietta del capitano della propria squadra. Quindi, visto che il capitano di questa Roma è Oblak, o Oblak, che dir si voglia, il nostro Andrea, prossimamente, riceverà dal sito di maglie che sponsorizzo, naturalmente, una maglia in omaggio da portiere di Oblak, con la fascia che in realtà dovrai comprarti tu. Cioè, non, io ti mando la maglietta, non la fascia di capitano. Però, va bene, ok, ci siamo capiti. Detto questo, è un episodio chiaramente molto più blando, siamo alla fine di questa avventura. Giocheremo due partite, solo due partite perché sono le due rimanenti, contro Barcellona e Milan. Tra l'altro i rossoneri sono curioso di affrontarli all'ultima giornata, perché all'andata ci hanno aperto in tutti i modi ed effettivamente hanno mostrato di essere una squadra molto impegnativa da affrontare. Cominciamo questo episodio, giochiamo contro i Blaugrana che in classifica non mi pare siano troppo su, vediamo un po', infatti no, sono al 16° posto per quanto conti la classifica in questa serie. E all'andata avevamo vinto contro il Barcellona, segnò Kent, vediamo un po' se riuscirà a replicare quel gol. Partiamo! Eccole qui le squadre che scendono in campo al Camp Nou per questa 37esima giornata della Superlega. Stavo pensando una cosa, ragazzi, ve la propongo. Abbiamo visto tanti bei gol in questa serie, fatti e subiti, e quindi se vi fa piacere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ho intenzione di caricare una sorta di top 10 o comunque di classifica dei gol più belli della serie, e quindi un best of che credo sia doveroso. Poi vi ricordo anche che ci sarà naturalmente la carriera su FIFA 21 che uscirà il 6 ottobre, vado a memoria. Poi ci sarà la Play 5, capiremo un po' come spostare i dati eccetera, partirà chiaramente tutto sulla Play 4 e anche lì usciranno poi ovviamente i vari trailer, così come usciranno nuovi format prossimamente, molti altri continueranno. È uscito l'altro giorno un ritorno, no, sul canale La Scuola, sì, La Scuola Fa Schifo, no, non un ritorno così esagerato, ma Una Giornata di Merda, ecco, è uscito, quindi vi ho raccontato una mia avventura, ve la lascio qui sopra nelle schede. Però effettivamente voi restate sempre aggiornati, iscrivetevi, abbonatevi se volete anche contenuti extra che per la carriera, vi dico già, ci saranno su FIFA 21. Nel frattempo godetevi quest'ultimo episodio della Superlega, in particolar modo le formazioni. Avete visto il Barcellona, questi invece siamo noi, con l'11 ormai consueto di questo finale di stagione. Viene incontro Kun, che può girare per Gnabry, va dentro come sempre Aribo, e come sempre viene servito destro, anzi sinistro, di Aribo, che non so per quale motivo se l'è spostata sull'altro piede e non ha trovato la porta. La prossima volta ascolta me e calcia di destro. Coutinho, Son, lascia partire il cross a centro area, Teglio prende il tempo e poi Cavani calcia in porta con deviazione, ci salviamo, calcio d'angolo per il Barça. Parte Coutinho, Buffon esce malissimo e Cavani porta in vantaggio il Barcellona. Buffon esce da solo e malissimo, perché se non accade anche nell'ultimo episodio qualcosa di anomalo, non siamo contenti. Non è la Superlega. 1-0 Barcellona. Vidal con Agüero per pallina in profondità, il tocco è per Pellegrini. Insigne, c'è Kent completamente solo, Insigne grande giocata, poi la palla profonda per Kent e l'uscita perfetta da parte del portiere Blaugrana. Che invenzione di Insigne, che inserimento di Kent, funzionano già i due cambi del mister. Vidal cerca di salire dalla parte opposta, Pellegrini trova Aribo, c'è Agüero, c'è anche Insigne, grande palla del Kun per Lorenzo Insigne che apre il piattone e fa 1-1. Se vogliamo, davanti abbiamo tanta qualità e oggi finalmente, per una delle prime volte in stagione, fa ridere detto alla penultima giornata, però si capiscono gli attaccanti in quanto a inserimenti. È già la seconda volta, la prima che andiamo in gol. 1-1. Kent, parte Aribo, che è una sicurezza su quella corsia, meno dal punto di vista di corsa, allora rioffre un buon pallone a Kent, poi si fa vedere alle sue spalle, viene servito e calcia in porta con Neto, che dice di no. Vuole mettere la firma anche oggi il man of the season dei Rangers. Poi c'è comunque Insigne, che ci riprova e la mette fuori. Vidal, Agüero, limite, riapre ancora per Insigne, palo questa volta.
arriva al limite, poi lascia il pallone a rimorchio dove c'è Reis che imbuca, e Barcellona che ovviamente dopo un palo e tante occasioni dei Rangers segna il gol del 2-1. A 13 dal 90esimo l'arbitro può fischiare e Barcellona vince 2-1, e io aspettavo al VAR una partita del genere per dire i 6 gol contro l'Atletico Madrid erano inutili, cioè bastava segnarne uno e farne due di più oggi, ma va bene lo stesso. 2-1 Barcellona, mi astengo dal commentare, andiamo a chiudere questa stagione con la sfida contro il Milan. Buon pomeriggio da Ibrox Stadium e benvenuti all'ultima giornata della Superlega. Fa molto ridere perché c'è nella mia testa c'è un po' di malinconia, ma c'è anche un po' di serenità, l'avete sicuramente capito dal tono, perché che vi devo dire ragazzi, è stato un parto questa serie dal punto di vista del nervosismo. Anzi, a maggior ragione adesso viene in mente un altro aneddoto. È uscito appunto il video in cui vi ho raccontato la mia giornata molto comica che ho trascorso in giro per l'Italia ultimamente, e c'è un commento che vi metterò a schermo meraviglioso, che è questo qui, perché effettivamente le emozioni che ci ha trasmesso a 360 gradi la Superlega cioè non mi hanno portato ad essere quello che conoscevate voi da un punto di vista di professionalità nei video, senza virgolette in realtà, professionalità vera e propria. Però ci sta, una serie nata e vissuta in questo modo, ovviamente sarà diverso dalla carriera, ma vi ricordo anche che diverso sono nelle partite che commentiamo in live. Vi ricordo di seguire le dirette che faccio e poi magari anche gli highlights, vi lascio nelle schede l'ultimo, quello di Verona-Roma. Vi ricordo che saremo in live per Roma-Juventus domenica sera, e poi ovviamente con i prossimi big match che la Serie A e non solo ci faranno vivere. Intanto è cominciata l'ultima partita, che tra l'altro è in casa contro il Milan, e io non posso che pensare all'ultima partita, quella scudetto della mia carriera di quest'anno che vi ho raccontato e che abbiamo anche un po' vissuto insieme giocando qualche partita, tra cui quella contro il Milan decisa da Verskaren al 70esimo più o meno, che ci ha regalato un emozionantissimo scudetto. Intanto Vidal dalla bandierina verso Van Dijk che la schiaccia e Neuer dice no, vorrebbe regalarsi un gol il capitano all'ultima di campionato, sarebbe il suo terzo in stagione. Verso Dybala che si impegna ma non ci arriva. Fekir tra le linee, fa via, sempre Fekir, passa su tutti, può calciare e portare in vantaggio il Milan. Ha fatto tutto da solo e ha fatto 1-0. E quindi Tierney può verticalizzare perché è andato Insigne. La palla è per Pellegrini che vuole e trova Insigne. Dentro per Agüero che è uscita dai Rangers. Quando vogliamo giocare lo facciamo alla grande. Kun per Kent. Sapete cosa fa ridere? Che abbiamo sbagliato questo gol nella partita precedente. Lascia ancora Kent, poi riparte. Non sta bene ma c'è Agüero destro, Donnarumma. E c'è chi mi ha detto c'era Kent. Stavolta ho pensato la stessa cosa, gli ho dato il pallone, avete visto il risultato? Agüero, parte Insigne e parte Tierney. Vediamo se serviamo Lorenzo, che è in posizione dubbia, regolare, mette al centro per Pellegrini, che fa 1-1. Lorenzo Pellegrini torna al gol proprio all'ultima giornata e pareggia la partita, al decimo della ripresa, per regalarci, mi auguro, un grande secondo tempo. Difende e va da Insigne. Vidal, Agüero è completamente solo, il Milan non difende più, occhio al Kun che è fuggito, destro, rimonta completata, ancora Agüero, credo siano 17 in campionato per il capocannoniere dei Rangers, che chiude alla grande la sua stagione, condita sì da infortuni ma da tanti, tantissimi gol, 2-1 in pochissimi minuti, difesa rivedibilissima quella del Milan. E anche qui ci prendiamo il giusto merito, perché poi fanno tutto loro difendendo così. Sempre Digne dentro con Amian che ha letto bene, con Kent che può ripartire, con Agüero che va in verticale. Romagnoli superato ancora da Agüero in area, sinistro stavolta, ma il risultato non cambia. Sono 3 per i Rangers, sono 18 per il Kun. 3-1 a 25 dal 90esimo. Agüero siamo lontanissimi, ma vuole provare a segnare la prima tripletta in stagione il Kun. Vediamo un po'. Parte Agüero forte e sul fondo, ma adesso contava veramente poco, perché si attende solo il fischio finale, che con ogni probabilità
arriverà su questo rinvio di Manuel Neuer. E finisce qui! Partita e stagione! Finisce con 3 gol e 3 punti per i Rangers, con l'ennesima doppietta del Kun Agüero, che fa 18 in campionato, con il sorriso finalmente che ci è mancato in questa stagione, ma che volevamo a tutti i costi oggi, per dare un senso maggiore, per chiudere comunque sereni questo viaggio, perché il titolo l'ho voluto scegliere proprio così. Abbiamo aperto con inizia il viaggio, chiudiamo con fine del viaggio, mi sembra giusto. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Adesso ovviamente essendo conclusa acquista un senso maggiore, no? E quindi si riguarda con un altro occhio. Anche io mi rigusterò la serie con molta calma in questi giorni, e poi siamo carichi sempre per guardare avanti altri obiettivi per il canale YouTube, per la vita dal punto di vista personale e tutto quanto. Io vi ringrazio onestamente perché ci siamo divertiti al di là di tutto, ho condiviso con voi molte disgrazie di questo campionato ed è stato importante. Ci salutiamo con quella che è la classifica conclusiva, e quindi uno per uno questi risultati dell'ultima giornata, intanto, credo, no, questi di inizio maggio, quindi anche tu Fede sei ubriaco, bravo, non sai leggere i calendari. Questi risultati dell'ultima giornata, eccoli qui, con la Roma sconfitta, ma credo freghi il giusto ad Andrea Di Costanzo che ha stravinto la Superlega, e quindi vado a citare uno per uno tutti i partecipanti con le rispettive squadre. Partendo dal basso, e quindi dal Celtic di Glasgow, la nostra rivale, la squadra allenata da Andrés 14, che ci ha battuto all'andata e al ritorno, ma che purtroppo poi è chiuso con 33 punti in classifica. 39 invece per il Lione di Samu, Lione di Samu e di Cristiano Ronaldo, non è bastato evidentemente CR7. 42 ci sono il Leicester di Giulio Ferrari e il Borussia Dortmund di Umberto Landi, che secondo me meritava molto di più perché era una squadra costruita bene, come d'altronde anche il Leicester, va detto. Al 16° posto e a 43 punti abbiamo la Juventus di Alessandro Malacarne, a 44 l'Inter di Matteo Di Battista, a pari merito con il Barcellona che ci ha sconfitto alla penultima di campionato, Barcellona allenato da Raffaele Di Bari. Poi andando avanti a 46 abbiamo il Manchester United di Oreste e il Bayern Monaco, che era un'altra squadraccia da affrontare, di Riki Mura. Noi con il Bayern abbiamo goduto all'andata e al ritorno di base per come si erano messe le partite, e quel rigore di Perisic che ancora ricordo e che ci ha fatto molto ridere. Poi una squadra affascinante, più che forte, tra le migliori a livello europeo, ma affascinante, che ho voluto scegliere, come il Newcastle a 49 punti, quindi ha fatto comunque la sua porca figura all'11° posto, la squadra di Mattia Casalone. Al decimo ci siamo noi, a pari merito con il Paris Saint-Germain di Gabriel, quindi abbiamo chiuso proprio metà classifica, bella così. All'ottavo posto, a pari merito, ci sono Milan e Liverpool con 55 punti, il Milan di Diego Lenoci e il Liverpool di Flavio Acquaviva. Poi, rimanendo in Inghilterra, abbiamo il City a 56, Manchester City allenato da Gabriele Cicciulla. Al quinto posto e con 57 punti abbiamo la Lazio di Denis Demo. Poi entriamo in zona Champions, per così dire. Al quarto posto l'Atletico Madrid, al quale abbiamo fatto 6 gol. No, giusto per farvi capire l'intelligenza artificiale di questo FIFA 20 all'interno della Superlega. L'unica squadra battuta 6-0 arriva quarta. Beh, ok, d'accordo, va benissimo. Comunque dicevo, l'Atletico Madrid di Manuel, lo dico, Bombaci. Bombaci o Bombaci per l'ultima volta in questa serie. Dovevo dirlo. Al terzo posto l'altra sponda di Madrid, quindi il Real, le Merengues, a più 10 peraltro. Cioè, mica spicci. 69 punti per la squadra di Luca Vidali, 71 per il Napoli di Matteo 04 e infine, come detto, a 84 punti la squadra che ha dominato clamorosamente la Superlega, la Roma di Andrea Di Costanzo, che riceverà naturalmente la maglietta di Oblak, il suo capitano. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche quest'ultimo episodio della Superlega. Vi ricordo appunto, come già fatto all'interno del video, che uscirà intanto, se mi date il vostro consenso qui sotto nei commenti, una sorta di best of con i gol più belli della serie. E poi ovviamente nei prossimi giorni nuovi video, nuovi format, ma per questo seguitemi su Instagram, perché lì sapete tutto in anteprima, siete già aggiornati e a conoscenza di tanti tanti progetti che ancora magari non conoscete, ma poi lì li conoscete, meraviglioso. La chiudo qui. Vi mando un bacione, never give up e bella regà! Grazie per aver seguito la Superlega di FIFA 20.